Il volume su Gandellino, costato 3 anni di lavoro, presenta 17 capitoli nei quali viene sintetizzata la storia civile e religiosa del paese e sottolinea un fatto particolarissimo, che nonostante il passare dei secoli la gente del paese è rimasta legata ai valori di sempre, alle proprie origini e alle tradizioni, in sintesi particolarmente legata alla propria comunità. I 17 capitoli, divisi per la parte civile e per la parte religiosa, presentano innanzitutto una Gandellino ambientale, geografica, turistica, anagrafica. Successivamente inquadrano per Gandellino tutta la parte storica. Il terzo, quarto e quinto capitolo inquadrano il periodo medievale, il periodo comunale e in modo particolare presentano la storia del paese in parallelo con quella della Valle Seriana Superiore e della provincia di Bergamo. Dal sesto all'ottavo capitolo viene presentata la storia di Gandellino durante il periodo della Repubblica Veneta. Il settimo traduce in termini attuali la relazione che Zuanne d'Alezze nel 1596 fece sul paese, scendendo in notevoli particolari sulla vita, il modus operandi della gente di Gandellino, impegnata sia nell'agricoltura, sia nella attività mineraria, sia nel lavoro delle fucine che producevano le migliori spade del tempo. Due capitoli importantissimi del libro, il nono e il decimo, si soffermano sugli estimi e sulle pergamene. Pensate che un piccolo paese come Gandellino può ancora vantare più di 50 pergamene negli archivi bergamaschi, pergamene che testimoniano la notevole maturità giuridica che ebbero i gandellinesi del tempo lontano, dal XIII secolo in poi, non dimenticando che Gandellino fin dal XIII secolo fu borgo cittadino, nominato in virtù dell'attività che i gandellinesi avevano operato a favore dell'esercito bergamasco durante l'assedio di Covo. Dal XII al XVII capitolo viene inquadrata tutta la storia religiosa della comunità gandellinese, con l'analisi delle chiese, la vecchia, la quattrocentesca e la nuova chiesa basilicale. Vengono analizzate le confraternite e in modo particolare tutte le visite pastorali. Un capitolo è dedicato al Chronicon di Don Guido Maria Pala, grandissimo sacerdote che ha lasciato una imperitura memoria di sé tra la gente di Gandellino. L'ultimo capitolo, il 17°, è un bilancio sui 400 anni di vita religiosa in Gandellino. Bilancio che sta a sottolineare come la gente oggi è ancora profondamente legata alle tradizioni e in modo particolare ai valori che la religiosità parrocchiale in tanti anni ha saputo infondere e ha saputo dare loro.